Salve a tutti, sono Alla Quarta e vi do il benvenuto a questo 17° walkthrough di Soleil. L'ultima volta abbiamo seguito il ciclone che trasporta le varie località che incontra nel passato e siamo giunti alla Burnt Daisy. Qui abbiamo salvato la vita a un dodo che si è unito al nostro gruppo e abbiamo poi sconfitto il boss del luogo, il Puppet Master, il marionettista. La morte del Puppet Master ha provocato poi nel nostro presente la scomparsa del dungeon, la scomparsa della Burnt Daisy, e quindi abbiamo cambiato il presente. Dopo che siamo usciti dalla Burnt Daisy, abbiamo continuato a seguire il ciclone e questo ci ha portato alla Anemone Beach. Ci siamo dunque trovati catapultati nel passato della spiaggia, dove abbiamo salvato il villaggio dell'Anemone Beach da un terribile mostro chiamato Baron. Una volta sconfitto il boss, siamo tornati nel presente. Dopo il nostro soggiorno alla Anemone Beach, abbiamo visto che il ciclone si è spostato alla Dahlia Valley, che è la nostra meta di oggi. Dopo aver ricapitolato quanto è successo la volta scorsa, possiamo riprendere la nostra avventura. Eccoci qui. Come vedete, anche qui troviamo dei colori più scuri perché ci siamo ritrovati catapultati nel passato. È un po' come se fosse in bianco e nero. Dobbiamo trovare uno di questi piccoli torrenti che ci porterà alla nostra meta, ci farà raggiungere una caverna. Qui siamo rimasti feriti perché quella melma è nociva. Ecco, forse è questo il torrente. No, qui ci ritroviamo nella baita dove avevamo sconfitto il mostro lupo. Vediamo questo. Niente da fare, qui siamo quasi all'inizio. Ah, ecco, bastava saltare oltre questo tronco. E questo è il torrente che ci porta dove dobbiamo andare. Ecco qui l'entrata della caverna. Qui non c'è niente, possiamo entrare. Salviamo. Come potete vedere, ci siamo ritrovati in un posto abbastanza tetro. Anche se sembra molto difficile farsi largo in questo dungeon, in realtà la strada è molto stretta ed è abbastanza facile capire dove andare perché è piuttosto lineare il percorso, esattamente come nella Raphesia School. Qui non c'è niente, dobbiamo salire. Come vedete si scivola. Dobbiamo farci strada saltando. Qui dobbiamo distruggere questi blocchi, ovviamente. Meglio qui dalla distanza. Ancora un altro colpo. Ecco fatto. Qui ci sono delle spine.
Quindi facciamo attenzione, facciamoci largo, apriamoci il sentiero con il lancio della spada e procediamo prima che si riformino questi blocchi. Qui ho sbagliato a tornare indietro perché in realtà dovevamo proseguire verso l'alto. Qui c'è un vicolo cieco, dobbiamo tornare indietro. Proviamo a tornare sulla sinistra. Apriamoci sempre il sentiero così, con il lancio della spada. Ed ecco che abbiamo trovato una nuova strada. Attenzione alle fiamme, che sono piuttosto semplici da evitare. E qui c'è un altro vicolo cieco. Dobbiamo procedere qui in basso. No, altro vicolo cieco. Proviamo da qui. Ecco, finalmente abbiamo trovato la strada giusta. Qui non si può passare, saliamo qui. Dobbiamo adesso scendere da queste scale in alto. Non si vede molto bene, ma c'è una porta qui in basso a sinistra. La prima volta che ho affrontato questo dungeon mi sono bloccato qui perché non avevo visto questa fessura. Attenzione qui al pavimento che cede se rimaniamo fermi troppo a lungo. Se vedete, le mattonelle che cedono sono di un colore leggermente diverso. Anche qui c'era un altro varco un po' nascosto e sono caduto di nuovo. Niente da fare. Scendiamo a destra. Qui non si può passare, saliamo. Ecco, siamo vicini alla fine di questo dungeon. Eccoci arrivati. Questo mostro a forma di cuore dice: "Sei un umano, qui non è posto per te." Ed inizia la boss fight. Come vedete, i nostri colpi non sortiscono alcun effetto. Qui dobbiamo fare diversi tentativi e provare ad equipaggiare vari tipi di animali. Alla fine ho scoperto che dobbiamo equipaggiare contemporaneamente Penguin e Lion. Come vedete, anche equipaggiando Penguin non si fa nulla. Equipaggio Lion e Penguin insieme e come vedete stiamo facendo danno. Il mostro incredibilmente non si è nemmeno difeso. Perché ci eliminate? Questa è una terra solo per gli umani? Un mondo governato dagli umani è buono, ma un mondo governato dai mostri è malvagio? Ed è aumentata la nostra energia. In questa parte mi sono sentito veramente male per aver sconfitto questo mostro. Come vedete, si è chiuso tutto il dungeon con la scomparsa di Mother Monster. Ho ottenuto un corno di Mother Monster. La Dahlia Valley stessa si chiamava Mother Monster, ma con la sua uccisione non nasceranno più mostri in questa valle. E siamo tornati nel presente. Dicevo, quando ho sconfitto Mother Monster, che non ha provato nemmeno a difendersi, mi sono poi sentito malissimo. E penso che sia questa la sensazione che il gioco voleva suscitare nel giocatore.
come vedete il ciclone si è spostato a Soleil. Dunque, dobbiamo dirigerci lì. Ecco, anche qui, come vedete, ci ritroviamo nel passato. Fontana in costruzione. Sarà completata non appena sarà creata la statua. Questa ragazza ci dice: il re ha chiuso i mostri nel dungeon del castello. Spero che si sbarazzi di loro. Quest'altra, quasi tutti sono in chiesa. È domenica oggi. Sarò tua moglie quando sarò più grande. Faremo una famiglia felice. Lo prometto. Voglio avere un figlio proprio come te. Lo voglio chiamare Alex. Come avrete capito, da questo dialogo si tratta dei genitori di Corona quando erano bambini. Qui ripetono le stesse cose. Che precoci i bambini che fanno proposte di matrimonio a quell'età. A questo punto possiamo dirigerci al castello. Ecco. I mostri nella prigione sono scappati. Dobbiamo fare qualcosa. Non ho mai tenuto una spada in vita mia. Oh no, il re è in pericolo. Andiamo nelle prigioni a vedere la situazione. I mostri sono usciti dalla prigione. Sbrigati, dobbiamo salvare il re. Come vedete, le celle sono vuote. Dobbiamo dirigerci alla stanza del re. I mostri che erano in prigione adesso sono nella stanza del re. Per favore, aiuta il re. Ed eccoci qui nella stanza. Attiviamo l'interruttore, apriamo la porta. Lì avete già visto il re. Andiamo da lui. Questi sono i mostri che stanno scappando. Qui non c'è niente. Ecco il re. Grazie ai tuoi passi, quei mostri sono scappati di corsa. Mi hai salvato la vita. Il tuo atto di coraggio è così nobile. Proviamo a vedere dove si sono cacciati i mostri. Possiamo uscire da Soleil, però in realtà è stato un errore. La nostra prossima meta è in realtà la chiesa. Eccoci qui. Non abbiamo fatto niente, siamo stati catturati solo perché siamo mostri. Volevo solo parlare al re, non volevo attaccarlo, ma volevo che ci capisse, ma non è servito. Siamo scappati per la libertà. Volevamo condurre una vita normale. È così sbagliato? La nostra vita è lunga. Ma tu ci stai dicendo che dobbiamo rimanere chiusi in prigione per qualche centinaio d'anni? Gli umani hanno delle menti così piene di pregiudizi. Tutti i mostri hanno la reputazione di essere cattivi. Come gli umani, ognuno di noi è diverso dall'altro. Lo capiranno mai? Come vedete, questi mostri sono buoni. Esattamente come Mother Monster. Qui ripetono la stessa cosa. Quindi tutta la lotta fra mostri e umani è frutto di incomprensioni e di pregiudizi, un po' come avevo detto nella recensione. Qui non c'è niente da fare, usciamo. Questa è una guardia. Spostati, secondo un rapporto c'è un mostro dentro questa chiesa. Mi sono emozionato un po' troppo, ma adesso è tutto sotto controllo. Diamo la caccia ai mostri. Qui vedete,
Cavolo, se sono rimasto sorpreso. Questi mostri non hanno nemmeno provato a opporre resistenza. Ho visto una lacrima negli occhi di quel mostro. Forse sto lavorando troppo. Nascere un mostro è un crimine. Gli umani sono i veri mostri. Non rimpiango di aver vissuto, ma tutto quello che volevo era capire come vivere. Provato a parlare, ma nessuna risposta. Probabilmente è già morto. Questo è Corona, ovviamente, che parla. Stessa cosa qui. Se moriamo, dove finiremo? Questo è uno dei momenti più tristi, insieme alla morte di Mother Monster, è uno dei momenti, una delle scene che mi ha emozionato di più in tutto il gioco, perché mi sono immedesimato in loro. E così abbiamo visto come sono andate le cose quando erano piccoli i genitori di Corona. Che spavento! I mostri cattivi nella nostra sacra chiesa. Ho risposto alla chiamata presto, ma la chiesa era già stata dissacrata. Oh, sei venuto? Ricordo quello che hai fatto. Creerò la statua della fontana in onore del tuo coraggio. La costruzione è già in corso. Rifletto molto profondamente su me stesso, perché mi è mancata esperienza. Costruirò un campo d'addestramento per aiutare guerrieri come te. Il tuo coraggio è un atto così nobile. A questo punto non è rimasto nulla da fare. Qui c'è scritto Fontana del giovane eroe. Prendi la tua spada. Adesso è il momento di combattere. Alex ha capito l'importanza di queste parole. E torniamo nel presente. Prendi la tua spada, ragazzo, perché adesso è il momento di combattere. Questo è il cartello del presente. Qui la mamma ci guarisce dalle ferite e possiamo riprendere la nostra avventura. Ma adesso dove dobbiamo andare? Lo vedremo nella mappa generale, vediamo se c'è ancora il ciclone. Eccolo lì. Questo è il dungeon finale, che esploreremo la prossima volta. Arrivederci e buon retro gaming a tutti.